Voi siete tra gli sponsor che si sono inseriti nell'associazione Alice, che compie 2 anni di vita, ma secondo lei è un compleanno che ne vale 10? Assolutamente, perché per quello che noi non siamo, diciamo, nel mondo logistico, però nei vari eventi che hanno mostrato negli anni abbiamo potuto apprezzare l'organizzazione e l'innovazione che offre nel mondo logistico. L'autostrada del mare credo che sia uno delle attività futuristiche nel mondo della logistica, che è molto in espansione. Ritengo che un settore molto investe molto in questo ambito. Ci sono aziende che investono molto, credono molto in questa attività e sta crescendo molto. Proprio l'intermodalità secondo me è un qualcosa innovativo che mancava alla logistica. Noi crediamo in questo settore e quindi abbiamo pensato di investire come sponsor e seguire le varie tappe di crescita di questo mondo e dell'Alice in primis. Quindi voi siete a favore non solo delle autostrade del mare, ma anche della rete ferroviaria che sostituisca il trasporto su gomma, perché diciamo giova molto all'ambiente. Questo è il progetto etico di Alice? Assolutamente sì. Evitare di inquinare o comunque di rendere più ecologico i trasporti comporta comunque una visibilità diversa anche dalla persona, dalla popolazione in generale. Quindi sono sicuramente d'accordo e crediamo in questa attività ecologica, sia dal punto di vista ferroviario che dal punto di vista navale, assolutamente sì. Allora, sponsorizzare un'associazione significa sposarne gli obiettivi. Secondo lei qual è il fulcro dell'attività di Alice, quello che maggiormente la qualifica e la identifica agli occhi dei suoi associati e anche degli sponsor come voi? Coinvolgere tutte le associazioni e gli enti portuali, che possano chiaramente contribuire, perché c'è bisogno anche del loro contributo per far sì che sul territorio si possa essere anche fluidi nel raggiungere questi porti per poter creare l'intermodalità, quindi dalla ruota andare direttamente sulla nave e viceversa, così con i treni sul ferroviario, perché anche gli stessi mezzi ferroviari viaggiano anche su navi, quindi l'obiettivo dell'Alice credo che sia proprio l'intermodalità in generale, oltre alla digitalizzazione, perché un altro loro obiettivo è la digitalizzazione, quello di rendere tutto ciò che è cartaceo digitale per rendere più fluido e immediato e più veloce tutte le informazioni e anche quindi rendere più rapidi le attività di sbarco, di imbarco e di tracciabilità dei trasporti anche nei confronti dei propri clienti, quindi avere tracciabilità dei trasporti, di eventuali contenziosi o quant'altro, avere una chiara trasparenza di tutto quello che avviene da un punto all'altro di un trasporto. E lei pensa che Guido Grimaldi sia sulla strada giusta per questo? Ritengo che sia una persona molto molto preparata e soprattutto le idee chiare, cioè si vede che una persona preparatissima e convinta di quello che fa, quello che dice lo trasmette, lo sa trasmettere molto bene e quindi ogni volta c'è sempre più coinvolgimento da parte sua per tutti gli uditori delle sue discorsi, dei suoi pensieri.